Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. By Night Roma, Cento Quattro, and Cinque FM. Let's begin. Let's begin. Allora, Paolo Roberto Di Carlo, buonasera. Li vuoi presentare? Come no, li presento innanzitutto vostri nomi. Jack Cravatta è il nome del gruppo, ma voi siete? Io Cravatta, ecco, buonasera a tutti, anche agli amici ascoltatori. Oh, lui è Cravatta, io sono e lui è Jack. Io sono Jack. Ah, Jack e Cravatta, no Jack e Cravatta, Jack e Cravatta. E Cravatta, perché E è il batterista di Jack e Cravatta. Jack e Cravatta cantano in lui. In arte Gummi. Detto gummi che significa non si capisce. Beh, perché? Per quale motivo gummi? Risale a quando avevamo 7 anni, ma cose assurde. Vabbè, non vogliamo sapere. Il pannottaglia, che è meglio. Allora, vedi? Lui l'abbiamo già conosciuto prima perché ha un look veramente... Sì, facciamo, prego. Stile Jack e cravatta. Stile Jack e cravatta, ma loro sono molto particolari. Già l'abbiamo conosciuti nella serata di giovedì quando eravamo lì. Al che Dupe ci cantano? Caffè. Questa sera ci faranno... Che poi non è che cantano loro, insomma. Loro si esibiscono. Esattamente. Loro sono un passo avanti alla musica, praticamente. Ma io già vedo da dove ha messo la base delle cuffie, l'ha infilata attraverso la camicia con le chiavi. Cioè, è una cosa veramente strana. No, ma loro, guarda, io ci passerei una serata intera. Passiamoci. Lui non si offenderà, uno dei due è veramente... Avete presente Renato Bozzetto, giovane? È la Madonna! È lui! Io lo volevo dire prima, non l'ho detto. È lui, allora. Dai, Paolo Alberto Di Carlo, ci siamo. Facciamoli presentare. Allora, che ci faranno in diretta? Oh, quale pezzo ci farete in diretta? Un pezzo mai ascoltato prima, nessuno dei nostri fans. Inedito, ineditissimo. Non ho mai ascoltato nessuno al mondo. Perfetto, manco io ho mai ascoltato. E Apollo. A pelle e Apollo. Dunque, li presentiamo come è lecito fare, come talenti della notte romana di By Night Roma. Loro sono Jack e Cravatta con A pelle e Apollo. Radio Radio By Night Roma. Radio Radio By Night Roma presenta i nuovi talenti della notte romana. Tanto c'è un effetto sul microfono. Apollo padre da pelle fece una palla di pelle di peli, di peli di palle di pollo. A pelle figlio d'Apollo, di pelle di palle di pollo. Wow! Il flauto traverso è dal vivo. E fu così che Apelle, quel gran figlio d'Apollo, si trasferì in Arkansas a farsi gli Arkansas suoi. Lì conobbe Nancy, che disdegnava le sue indiane origini, figlia del grande capo Mazza Bianca e di sua moglie l'indianella Penna Depilata, nota meritrice della tribù degli Pompinaros. Nancy era la bella sinuosa cameriera che lavorava tra la terza e la quarta strada in Main Street. La pelle per lei costruì una nuova palla di pelle di peli di palle di pollo.
che superasse quella precedentemente fatta da suo padre Apollo, il creatore delle più grosse balle dell'Olimpo. La prestigiosa palla dell'Olimpo, detta anche palla olimpionica, divenne in breve tempo oggetto di import-export, arrivando fino a Roma, dove scoprirono che strizzando i peli delle pelle, delle palle, delle pulle, del pollo, si otteneva il miglior mascarpone per il tiramisù. Così nacque Pompi, l'Olimpo delle pompe. Eh? No, del tiramisù. E abbassate questa cazzo di musica. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Ciao papà, sono Apelle. Oh, ciao Achille. No papà, non sono Achille, sei uno stronzone, ti sbagli sempre. Sono Achille, Apelle Quintilium Maximum Secundus, figlio d'Apollo. Oh, ciao Apelle, cosa dici di bello? Qua papà, ho fatto una nuova palla piena di peli, di palle, di pollo. E che bellezza, non puoi neanche immaginare papà che bella. Una palla piena di peli, di palle, di pollo. Pensa che ci hanno fatto anche il tiramisù qua da Pompi. Venite tutti in via al Balonga, bravo figliuolo, bravo. Sono fiero di te, campione. Bravo, bravo. Vai, non rompermi troppo i coglioni, che c'ho due fighe che mi aspettano. E vabbè, va. A tutte le volanti, andate da Pompi ad arrestare quei teste di cazzo di giacca e cravatta. Oh, sono veramente incredibili, personaggioni. Tra l'altro vi voglio dire, se avete sentito anche qualche parolaccia, ma no erano finte, c'hanno la licenza poetica, quelle erano finte, l'abbiamo portate da casa appositamente. Io ho detto cozza, non ho detto cazzo. Esatto. Lo sottolineo. L'abbiamo visto. Non l'ha detto, non sono state allora, dette allora in diretta. Un attimo, che una cosa che a me piaceva, solo una cosa più importante, era quando uno dei due e rappava a pelle figlio da pollo. Cioè adesso lo fare sentire solo lui, e perché ci escono fuori delle cose carine, insomma. Dai, sentiamo, aspetta che ti mettiamo quello che c'era prima, così io e Emilio Colantoni creiamo qualcosa. Eh certo. Dai, sentiamo come create il rap così sul momento. Sentiamo, vai. Pane di pollo, pane di pollo, pane di pollo, pane di pollo. Siamo un po' lo scacciapensieri, quello siciliano, capito? Applauso! Jack e cravatta! Loro sono un mix tra i Jethro Tull e gli Squallor. Sono incredibili, sono molto bravi. Numero uno. Vedi, ti stringono la mano. Oh, gli ho detto Squallor e loro l'hai. Te li sei comprati. Ma non abbiamo finito qua. Abbiamo scoperto che copiano gli altri e non sono più originali. Paolo ha detto non copiano, è libera ispirazione. Non è e poi è un mix che è surreale, no? Tra i Jethro Tull e gli Squallor. Pierpaolo allora, grazie Jack e Cravatta. Non abbiamo finito altro? In realtà sì, con i Jack e Cravatta, perché loro ci salutano in un modo particolare, perché tutto quello che fanno è arte e esibizione. Lo puoi dire come noi, innanzitutto prima di salutarvi, siccome lui diceva prima siamo da vedere, non solo da ascoltare, venerdì suoniamo a San Lorenzo. Ma chi se ne frega? No, di dove? Di come si chiama il posto? Dillo. Si chiama Felt Club, via degli Ausoni 84. Jack e cravatta in concerto. Ok, va bene, abbiamo fatto anche il marchettone. Ci sta. E loro ci salutano in questo modo, tutto loro. Quindi salutiamo Jack e cravatta. Questa volta sarà Jack o cravatta? Io no. Allora, cravatta tu Jack, sei. Jack. Lui è Jack. Vedi, perché mi confondo. Jack. Anche Jack, nel saluto, lo voglio presentare come talento di By Night Roma, perché se lo merita, sono forti. Quindi lui è Jack e ci farà il saluto stile Jack e cravatta. Tipo Cocchi e Renato, capito? Battiamo le mani e presentiamoli come talento di By Night Roma. Radio By Night Roma. Radio By Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana. Sentiamo. C'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami un giorno una storia che io posso imparare a memoria. Così la storia incominciò. C'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami un giorno una storia che io posso imparare a memoria. Così la storia incominciò. Sta bevendo?
Ma quello è il mio microfono. È appena uscito dal centro di igiene mentale. Sono loro, sono loro, no, loro no, sono. L'ho aiutato io. C'è che cravatta. Buonanotte, cioè, non... a tutti. Grazie, grazie mille. Io sono grazie stato felice Radio. Di avervi avuto Peppe ospiti Vesicchio qui da noi. Radio, Radio by Night Roma 104.5.